Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, con questo è l'unico motivo per cui siamo qua, se no uno come me non l'avreste mai chiamato. Ma non lo so, io non è che chiamo. No, ma dico, no, in questa trasmissione non sono mai venuto. Un po' mettersi anche una cresta in testa, fa molto piacere. No, voglio dire, sì. Cioè, allora, Giorgia Meloni e la Schlein sulle cose essenziali dicono le stesse cose. Sulla guerra, sull'Europa, sull'Unione Europea, cioè la politica ufficiale è tutta chiusa. È ovvio che le forze che sono antisistema, che sono critiche, eccetera, devono prendere a dialogare, perché sennò sono bloccate da questo grande compromesso storico generale che va da sinistra a destra. Cioè, litigano sulle stupidaggini. Cioè, lei dice c'è uno spazio politico per chi è... Perché sotto il titolo antisistema, in realtà, uno ci può mettere tutto, no? Certo, ci può mettere tutto, però intanto deve parlare. Quindi facciamo la lista delle cose antisistema. La guerra. Quindi, la guerra. No alla NATO. La poi guerra. Le banche. No alla NATO, l'Unione Europea, all'euro e all'OMS. Questo è quello che penso io. Poi non so se lui la pensa allo stesso modo. Adesso tra poco lo vediamo nella sede. Però questo è il tema. Euro, no. Unione Europea, no. NATO, no. OMS, no. Questi sono i nostri punti. E su questo siete d'accordo? Fondamentalmente sì. L'ex Cossuttiano... Perché non lo rinnegherà, no? Mai, Marco Rizzo. Armando Cossutta è stata una parte importantissima della mia vita. David, ti posso spiegare?